Scrivere ha sempre fatto parte di me, lo faccio da sempre e mi aiuta molto a mettere in ordine i miei pensieri, è un qualcosa che mi concede di sentirmi estremamente libera. L'idea mi è venuta quasi 2 anni fa e l'ho scritta e l'ho messa da parte e poi ho sentito di volerla sviluppare perché sentivo di avere qualcosa da dire. Capitava ovviamente a giorni alterni, non è stato un lavoro, diciamo, prettamente continuo, ma perché a volte sentivo di avere anche il blocco dello scrittore e invece in altri momenti mi sentivo un fiume in piena, mi sentivo così ispirata che scrivevo tantissimo. Ci sono tantissimi autori che io amo molto, non mi sono ispirata perché quello che io ho provato a fare scrivendo questo romanzo era quasi l'idea di voler scrivere come se fosse un diario, infatti è scritto in prima persona. C'è un'autrice che amo, di cui ho letto praticamente tutti i libri, che è Chiara Gamberale, e che saluto. Dunque, l'aspetto più difficile era appunto dare la continuità e trovarla anche io, la continuità nella scrittura. Però poi mi sono perdonata, diciamo, nei momenti in cui sentivo di avere il blocco dello scrittore perché ho capito che sono fasi fisiologiche, diciamo, del processo di scrittura. La cosa più sorprendente è quello che dicevo prima, cioè l'idea di sentirmi assolutamente libera. Mi piacerebbe molto, la regia la affiderei a Milena Cocozza, che è una regista con cui ho lavorato e che stimo molto, di cui mi piace il modo di vedere il mondo. Nel cast non so, non ci ho ancora pensato.